Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Mi dicevi sei laureata in archeologia. Sono iscritta alla magistrale, quindi sto continuando il percorso di studi. Questo è il mio secondo giorno in India. Mi sono adattata diverse volte nella mia vita, questa è una di quelle, quindi lo faccio con tranquillità. Ti aspetto una dura giornata. Sì, vabbè, una giornata di lavoro come un'altra. Per ora noi facciamo dalle 6:20 alle 12:40, 6 giorni su 7. Francesca è una dei 12 laureati che hanno vinto il concorso per lavorare in Asia, l'azienda napoletana dei rifiuti. In tutto i nuovi assunti sono 500. I primi 200, pochi giorni fa, hanno firmato il contratto durante una grande cerimonia al Maschiongiuino, voluta dal sindaco Manfredi. Il fatto che anche delle laureate e dei laureati abbiano partecipato al concorso ci fa capire quanta, nei giovani del sud, quanta voglia di lavoro c'è. Sono laureato e alla fine sono sordi, ci vanno studi, ci vanno e poi non è fatica, andiamo lì. A me mi pare giusto. Sì. E perché non c'è niente, tutti questi ragazzi fanno tanti sacrifici, ma alla fine non c'è niente. Senti, opportunità qui a Napoli non è che ce ne sono molte, i ragazzi si adattano. Mia sorella anche è laureata in filologia moderna lei. Quindi sempre in settore umanistico. Abbiamo studiato insieme per il concorso e insieme l'abbiamo provato, insieme l'abbiamo passato. Sicuramente la situazione non è delle più rose al sud, però a prescindere dal proprio titolo, è un'opportunità di lavoro come tante altre, insomma. Senti, tu come te lo immagini il tuo futuro? Diciamo che sono più improntata sul vivere il presente. Perché la vita cambia da un momento all'altro, quindi c'è poco da fare programma, insomma. Alessandro Giglioli, partiamo dalla coda di questo